Bentornati amici del gameplay su Game Over Size e continuiamo le missioni di salvataggio ostaggi. Vediamo questo qua cosa ha da offrirci. 27.000, buona ricompensa. Ci obbliga ad assumere droga e ce ne dà altra se facciamo sesso con i ricchi. Io me la sono cavata, ma uccideranno i miei amici e cattureranno altri schiavi. Ci penso io allora. Beh, un giro intreccio di droga e sesso. Andiamo spediti. Allora, la zona è questa. In mezzo alla strada proprio. Stanno anche lì sopra? No. Oh. Una macchina. Uno. Vediamo un po', Non ne vedo più. Due. Ostaggio. Tre. Basta. Oh, altri due lì. Che culo. Quello con la macchina è arrivato adesso. Potrei cominciare a cecchinarli. O provare ad andare dall'alto o dall'altra parte. Allora, proviamo ad andare dall'alto. Si può salire qui? No. Ah, sì, si può salire. Ottimo. Vediamo qua che visuale ho. Quello potrebbe essere il primo a morire. Non devo sbagliare. Perfetto. Cambiare subito posizione come un vero cecchino. Si sono neanche allarmati? Ah, che visuale di cacca che ho qui. Andato. Gal sta di nuovo facendo cagno. Che mi vedi che non mi hai visto? Ma che dici? Dico io, ma guardate. Ciao. Purtroppo un cecchino si è abbattuto sulle vostre teste. Ma quello è un ostaggio che sta camminando liberamente. Perché non scappano sti scemi? Un altro andato. È il cavaliere oscuro che vi sta uccidendo. Non sappiamo cosa sia. Voilà! Zona liberata. Grazie, non c'è bisogno che mi ringraziate. Grazie, 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 grazie. Ed eccoci nel secondo punto. Vediamo un po'. Vediamo qui cosa ci aspetta, però non faccio l'errore di andare subito giù. Stiamo come sempre dall'alto. E vediamo. Ma non si vede una beata mazza. Capito, va, andiamo giù, andiamo giù. Me la sento Rambo. Vai via. Non abbiamo fatto niente. Ma che? Merda. Noi non abbiamo paura. Cercate ovunque. Bene. Stai zitto. È rimasto un altro. Coniglio. Dove sta? C'era qualcuno lì. C'è qualcuno? Fatti vedere. Qualcuno. Bene, ciao ciao. Via via, scemi. Slegaci. Ecco. Tieni. Queste missioni sono abbastanza facili, sono. Con le armi giuste sono facilissime. Cioè, potremmo andare anche qui con una K a sparare a tutti velocemente. Non ci credo. I nemici sono abbastanza pochi, sono. Ok, e andiamo al prossimo. Bene ragazzuoli, che vogliono questi qua dietro? Ma guardate, mo non piccia questi qua. Bene così. Cioè non erano due, eccolo lì.
Aia. Ecco, ora state zitti. Stavo dicendo, mi hanno interrotto. Siamo nel nord, ragazzuoli. Sulle missioni di salvataggio ostaggi del nord. Quindi in teoria dovrebbero essere più difficili, ma vediamo. Visto che queste missioni ci hanno abituato veramente, veramente male. Bene. Stoltanto vediamo la zona, visto che... ma tutti gli alberi che ci ostruiscono la vista. Attacchiamoli da qua, va. Ok, uno lì, due... un corazzato! Ah, il gioco cecchino, ah! Finalmente, quanti! Il gioco si fa interessante. Finalmente il gioco interessante, ragazzi. Finalmente. Era ora. Cecchino, vai a casa. Vai a casa anche tu. A casa. No, se n'è accorto, ma guardate che balordo. Dove va? Vediamo dove va, eh. Trovate il killer. Ammazzatelo a vista. Bene. Ora non so quanti ne sono rimasti. Ce n'è un altro, vedi. Oh, mi stava per vedere quello. Non devo farmi assolutamente vedere adesso. Il corazzato è complicato da buttare giù con le armi che abbiamo noi. Bene. C'è un altro ancora, no? Non penso, ah, è morto. Ok, forse manca solo il corazzato, manca. Non ne sarei certo, però. Oh, non parlare, non fiatare. No, non ci credo. No, che ammazza io, non ammazza nessuno. Bene. Vi ho salvato per un pelo. Vi ho salvato per un pelo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ma perché ho scoperto una cosa giocando, che il corazzato, se spari in tempo, soprattutto con quest'arma che ha un reddito di fuoco altissimo, lui per quel momento si stordisce all'inizio e in quel preciso istante puoi fare l'abbattimento. È ottimo, è ottimo. Adesso non c'è manco che andare all'ultimo per quest'oggi. Eccoci arrivati. La neve cade, paesaggio superbo. Ma ricordiamoci che nel nord del Kirat uno dei pericoli maggiori in questa missione sono gli animali, perché sono estremamente più aggressivi. Qui nel nord ci sono il doppio dei predatori. Dobbiamo stare attenti. Il cerchino lo posso uccidere subito. Non cadere sotto, ottimo. Devo sperare che non vedo nessuno. Beh, infatti il corri laggiù, vediamo. Sono due. Oh, quello lo porta in giro, lo porta a spasso. Un altro, non l'avevo visto neanche. Oh. Questo gli sta menando. Che pezzi di merda. Ma di grandi, eh. Tanto morirete tra pochi secondi, quindi. Vedi? Siete morti. Ora menate a questo, menate. Ora manca, chi è quello? Ah, è un lanciafiamme.
Chi è? Oh, chi era? Un porco cane. Ne ho saltato uno. Come ho fatto? Non era da me. Vai, vai, eccoti, eccoti. Ciao. Ciao, ciao, perfetto. Stiamo migliorando sempre di più, ragazzi, eh. Grandissimi che siamo, mamma mia. Bello, 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 bello. E dai che siamo già al penultimo episodio di salvataggio ostaggi. Dai, dai, che andiamo veloci, veloci. Così possiamo completare tutte le missioni di Far Cry 4 insieme. Un'esperienza veramente bellissima, ragazzi, da condividere con voi. Allora, vi ricordo di mettere un bel mi piace, di condividere il video e di commentare, scrivete quello che vi pare, datemi consigli, fate critiche, quello che volete, io apprezzo tutto, apprezzo. E da Game Over Size, tra 90 è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao.